E poi dovremmo esserci. Allora, stasera riparliamo un po' di attualità, però una buona parte delle slide in realtà sono di storia, perché rifaccio un attimo il punto su un po' di eventi. E in realtà, appunto, sull'attualità c'è relativamente poco, anche perché il tema della difesa è piuttosto intricato e pochi anche tra i federalisti lo seguono e lo conoscono bene per parlarne. Speravo di avere l'intervento di uno dei federalisti che lo segue di più, conosce molto bene il francese, tra l'altro ha scritto anche dei libri in merito, però non sono riuscito purtroppo, quindi se facciamo senza. Ripartiamo dal motivo per cui in realtà l'Europa nasce. Ripartiamo quindi da guerra e pace, che era il tema poi di ieri sera, dell'incontro di ieri sera. Allora, la pace in Europa è il motivo per cui gli americani, gli statunitensi, danno vita al piano Marshall e al tentativo di unire gli europei. L'MFE sfrutta fin dove possibile questa situazione che si crea intorno tra il 46 e il 48 e come vedete poi tra l'altro dalle frasi che abbiamo scelto in quel periodo lì riesce a coinvolgere le élite democratiche dei paesi che poi fanno parte della CECA e le figure pubbliche più rilevanti, soprattutto in Italia. È in realtà il pericolo di una nuova guerra, quello che è potenzialmente atomica, tra l'altro, quello che convince gli europei che è veramente necessario organizzare un sistema più stabile, che superi quello che era stato, diciamo, il problema dopo la prima guerra mondiale, attraverso la condivisione in particolare ovviamente delle risorse per la ricostruzione che erano il carbone e l'acciaio. Ora, di questa cosa, ripeto, non si tiene sempre conto nella maniera più precisa, ma non è l'interesse degli Stati Uniti è quello di non ritrovarsi coinvolti per la terza volta in uno sbarco in Europa per intervenire in un teatro di guerra che riguarda gli europei. Tentativo statunitense non era quello di rimanere in Europa, quanto quello di sostanzialmente lasciare che gli europei riuscissero a ricostruire le proprie economie, la propria situazione prebellica in un contesto favorevole al loro sviluppo. Questo succede in parte. Perché come abbiamo visto l'altra volta c'è il tentativo avanti fino al 54 con la CED e poi naufraga. Naufraga anche, come credo di avervi detto, perché nel 53 muore Stalin e poi perché tra il 53 e il 50, quindi finisce la minaccia, diciamo, dell'invasione sovietica perché Khrushchev impone, diciamo, un corso relativamente nuovo e in realtà il fatto è che si sovrappongono degli eventi che riportano gli europei a ragionare in termini di interessi nazionali, in particolare la Francia, che in quel momento stava difendendo ancora quello che rimaneva dell'impero impero, delle colonie in Indocina, quello che poi sarebbe stato il Vietnam sostanzialmente, appunto, in quel momento lì, diciamo, fanno gioco rispetto alla necessità di andare avanti sul piano dell'integrazione militare. E quindi politica, degli interessi nazionali più immediati, quello di non avere la Germania riarmata per i francesi, quello di appunto di riuscire a gestire questa perdita dell'impero, quello che era già intanto o che cominciava a essere il problema dell'Algeria. Tra l'altro l'Algeria, se voi guardate le vecchie cartine, diciamo, o le vecchie rappresentazioni anche su Wikipedia dei primi stati membri, la Francia, cioè la ceca, comprende di cui tra l'altro è stato pochi giorni fa l'anniversario della firma del trattato o dell'inizio della condivisione, diciamo, della ceca, comprende l'Algeria. E
Cioè, fisicamente l'Algeria era un pezzo di Francia, esattamente come la Sardegna o la Corsica, la Sardegna e la Sicilia per noi, o la Corsica per, ancora per i francesi, cioè è colorata in blu esattamente come la Francia. Era territorio francese, non era una colonia pure semplice. In quel momento, appunto, la Francia si trova a gestire questa difficile transizione, e in quel momento lì crolla appunto questo tentativo dell'ascendo, di cui abbiamo già parlato. Come vi avevo anche detto, la crisi di Suez 2 anni dopo dimostra in realtà che le grandi potenze sono rimaste sostanzialmente due, nonostante ci siano ancora appunto gli imperi coloniali, soprattutto in Africa, di Gran Bretagna e Francia, che però sono in via di decolonizzazione. E quindi Stati Uniti e Unione Sovietica rimangono le uniche due superpotenze che hanno interessi in Europa a quel punto. Presenti con la NATO e col patto di Varsavia che si fronteggiano, e l'Europa, parlo di Europa occidentale, diventa diciamo dipendente da altri per la propria sicurezza, perché non riesce a costruire una propria forza né un proprio, non voglio usare la parola che ho in mente, ma ci arriviamo verso la fine, né una propria capacità, né una propria capacità militare, né una propria capacità politica. E quindi sostanzialmente si trova a dipendere per la propria sicurezza dagli Stati Uniti, che è il percorso che avevamo, credo, anche accennato qualche settimana fa nel corso di una domanda, cioè perché gli Stati Uniti, perché la NATO rispetto all'Europa, eccetera, eccetera, rispetto all'Unione Europea. In realtà, appunto, la NATO è stato per oltre 70 anni, diciamo, ha svolto un ruolo di difesa delle democrazie, e non solo, perché non sono state solo le democrazie a far parte della NATO, dell'Europa occidentale. E questo, come vi dicevo, non è stato solo un interesse americano per essere, un interesse statunitense, in realtà per essere diciamo, più vicini all'Unione Sovietica. In realtà lo scopo era anche quello di garantire agli stati europei e occidentali di poter investire non la gran parte delle proprie risorse per difendersi, ma di reinvestirla più nella crescita economica. L'altra faccia, ovviamente, di questa medaglia è stata la progressiva perdita da parte di molti stati europei di contatto con la realtà. Cioè, noi ci siamo tranquillamente disinteressati al fatto che il mondo fosse il posto che è sempre stato. E abbiamo creduto, diciamo, che tutto sommato avessimo trovato la formula per la pace. Abbiamo appaltato ad altri le spese e le imprese, che poi erano poche, perché in realtà la NATO, di fatto, per tutto il periodo della guerra fredda, non ha fatto nulla se non appunto essere presente, schierare delle truppe, dei missili quando ritenuto necessario, diciamo, delle forze convenzionali e non convenzionali. Ma in realtà la NATO appunto non è mai stata attiva durante la guerra fredda. E quindi noi abbiamo tranquillamente, né appunto né in Europa ovviamente, né in un confronto diretto con l'Unione Sovietica, né nei teatri di guerra in cui magari gli Stati Uniti o singoli paesi erano presenti. Quindi appunto, per esempio, nel 1956 a Suez non ci va la NATO. Sono gli Stati Uniti che, cioè, sono Gran Bretagna e Francia che tentano di riprendersi il canale di Suez nazionalizzato dall'Egitto, e gli Stati Uniti che invece, l'URSS che invece fanno pressioni per ritirare le truppe. Ugualmente le invasioni, diciamo, o gli interessi statunitensi in America, in Centro America e in Sud America non vengono gestiti attraverso lo strumento della NATO. La NATO rimane uno strumento di difesa per tutto. Di deterrenza più che di difesa, di sconsiglio verso un attacco da parte dell'Unione Sovietica. Questo fino all'89. Il cambio avviene dopo la fine della Guerra Fredda. Per assurdo, nel momento in cui la NATO resta senza avversario, senza l'avversario per cui era nato, per lo scopo per cui era nato, la NATO comincia non solo a espandersi, passando dai 16 membri del 1982, quando entra la Spagna. Tra l'altro, gli ingressi durante la guerra fredda sono stati tre. Nel 49 nasce la NATO, quattro. Nel 49 nasce la NATO.
e comprende, se non sbaglio, 12 paesi, tra cui l'Italia, 12 stati. Nel 52 entrano contemporaneamente Grecia e Turchia. Nel 55, dopo la caduta della CED, entra la Germania Ovest, che poi diventa nel 1990 la Germania, e nel 1982 entra la Spagna. Alla fine della seconda guerra, alla fine, diciamo, della guerra fredda, comincia l'espansione, la cosiddetta espansione verso est, diciamo l'allargamento della NATO progressivo verso Oriente, verso in particolare, diciamo, gli stati ex sovietici o ex Patto di Varsavia. Perché in alcuni casi, per esempio, i paesi baltici, Lettonia, Lituania e Estonia, lì era proprio territorio dell'Unione Sovietica, mentre Romania, Bulgaria, Polonia, Cecoslovacchia, Cechia e Slovacchia erano, diciamo, stati formalmente indipendenti, ma dipendenti da Mosca. L'estensione è arrivata a 31 membri con l'ingresso della Finlandia quest'anno, potenzialmente 32 con la Svezia che deve aspettare la ratifica da parte della Turchia. E per assurdo, appunto, è proprio la fine della Guerra Fredda che vede l'alleanza poi coinvolta in varie operazioni, in particolare di polizia internazionale e di peacekeeping, ma anche in veri e propri interventi militari, uno dei quali penso lo conosciamo tutti. È quello dei Balcani, anzi, due dei quali sono quelli dei Balcani. Durante gli anni 90, diciamo, c'è stato quella guerra lì. Noi ne abbiamo parlato quando vi parlavo del Trattato di Maastricht. Il Trattato di Maastricht è tra il 91 e il 92, che viene firmato nel novembre, se non sbaglio, il 91. Le guerre nei Balcani scoppiano nel giugno del 92. Scoppiano con la guerra dei 10 giorni tra Slovenia e Jugoslavia, diciamo quello che restava era la Jugoslavia, perché poi la Slovenia e la Croazia si separano sostanzialmente nello stesso momento, e quello che resta alla fine è una grande, una Serbia più Montenegro più Kosovo oggi, e la Bosnia, che ugualmente si trova comunque in una situazione poi precaria, perché diventa terreno di scontro tra Croazia e Serbia. In quel momento, nel giugno del 91, gli europei sono di fronte alle conseguenze della caduta del muro, quindi alla riunificazione tedesca, intanto, che c'era stata nel novembre del 90, alle difficoltà sovietiche, perché l'Unione Sovietica scompare alla fine del 91. Anzi, nell'agosto, tra l'altro, ci sarebbe stato poi il golpe contro Gorbaciov. E si trovano di fronte, diciamo, mentre discutono di quale trattato andare a sottoscrivere. Vi ricordo, se non ve l'avevo detto, lo dico adesso, che in teoria quello che nel trattato di Maastricht, un'unione sempre più stretta come obiettivo, doveva essere un'unione federale, cosa che la Thatcher, diciamo, il governo inglese rifiutava come definizione, e quindi che poi riuscì a imporre agli altri 11, che accettarono, diciamo, l'unione sempre più stretta pur di arrivare a un trattato che portasse poi verso l'unione economica e monetaria. In quel momento però, appunto, viene fuori che gli stati membri sono, quei 12 stati membri che erano in quel momento, sono sostanzialmente divisi sul che fare, perché la Germania riconosce subito gli stati che se cedono dalla Jugoslavia, Slovenia e Croazia, e altri invece sono più restii. Ma in quel momento, diciamo, quello che succede è che gli europei si trovano sostanzialmente spettatori di un dramma che non riescono né a governare né a governare dal punto di vista politico, diciamo, da un punto di vista proprio diplomatico, né da un punto di vista tantomeno militare. E quindi sostanzialmente le guerre dei Balcani vanno come conosciamo, con un intervento poi della NATO, sia nel 95, dopo varie stragi che porta agli accordi di Dayton, sia poi nel 98-99 col Kosovo. Negli anni 90, oltre al trattato di Maastricht, che appunto è del 91-92, se vi ricordate,
Ci sono una serie di altri passaggi, c'è cioè il Trattato di Amsterdam e quello di Nizza, che sono il 97, 90, 95, 97, 99, 2000. Quei trattati comunque non riescono a mettere in discussione la realizzazione di una politica di difesa estera e di sicurezza comune, che è l'elemento ovviamente imprescindibile di una politica estera. Cioè, la politica estera è, diciamo, la diplomazia, okay? Il fatto di parlare verso l'esterno con una sola voce. La politica di difesa e di sicurezza comune è la parte che, diciamo, dà sostanza a quella diplomazia, cioè la capacità appunto di difendersi, di mettere in sicurezza e di rendere sicuri i propri confini, generalmente attraverso l'uso di un esercito. Gli stati membri, abbiamo detto fino alla nausea, mantengono il proprio diritto di fare la propria politica estera, nonostante ufficialmente e legalmente abbiano aderito a una politica estera di sicurezza comune fin dal trattato di Maastricht, fondamentalmente. Che però appunto rimane lì sulla carta, nel senso che Javier Solana, che è stato uno dei primi, diciamo, ministri degli esteri dell'Unione, dopo essere stato, segretario della NATO, se non ricordo male, è una figura che ce la ricordiamo forse perché ogni tanto era sui giornali, ma sapremmo dire che cosa abbia fatto né che altro. Così come tutti quelli che poi sono venuti dietro. L'inglese Catherine Ashton è un esempio straordinario di nullità dal punto di vista, non perché le fosse nulla, forse sì, forse no, non sta a me giudicarlo, quanto di nullità proprio di presenza dell'Unione Europea, dell'alto rappresentante rispetto alle crisi. Poi c'è stata la Mogherini, c'è adesso Borrell, però ripeto, rimane la questione, rimane quella del fatto che dietro quella figura non c'è una sostanza politica vera. Finendo col 99, diciamo, il periodo dei Balcani, e cominciando invece nel 2000, 2001, il ventunesimo secolo, il nuovo millennio. Non credo, non serva a nessuno che dica cosa è successo l'11 settembre del 2001, c'eravamo tutti. La cosa importante da pensare è che in realtà la NATO non è mai stata utilizzata per le guerre per cui era stata pensata, cioè il confronto potenzialmente atomico contro un'alleanza di pari portata, per impedirla o per combatterla in maniera difensiva. E non lo è stato neanche dopo, appunto, il nuovo millennio, nel senso che quando è intervenuta, per esempio, nei Balcani, è intervenuta in maniera, non dico diversa dagli intendimenti, ma sicuramente diversa da quello che era l'idea per cui era nata nel 49, cioè la difesa da un attacco potenzialmente sovietico. La NATO invece interviene in Afghanistan. L'Afghanistan è stato l'unico caso nella storia in cui è stato invocato l'articolo 5, quello che prevede il diritto alla difesa comune da parte di uno Stato attaccato. Poi è intervenuta 10 anni dopo in Libia molto meno in realtà, in Libia siamo intervenuti noi europei, in particolare Francia e Italia, poi abbiamo chiesto l'aiuto della NATO perché non riuscivamo a fare neanche le cose più basilari di una qualsiasi guerra contro un esercito sostanzialmente largamente inferiore. Poi ha avuto un ruolo in alcuni interventi in Medio Oriente, in particolare l'antipirateria nel Golfo di Aden, verso la Somalia, e poi l'addestramento delle truppe in Iraq, dopo che, diciamo, l'Iraq era stato invaso e messo, diciamo, nel nuovo regime non più di Saddam Hussein da parte degli Stati Uniti e della cosiddetta coalizione dei volenterosi. Ha svolto un ruolo appunto di addestramento delle truppe con alcuni, diciamo, ufficiali, addestratori. In tutti questi casi, gli europei, anche nell'Iraq ne abbiamo parlato varie volte, il discorso tra vecchia Europa e nuova Europa, quindi quello lo teniamo da parte, non è quello il caso, perché lì non c'era la NATO, non c'era neanche l'Europa, lì c'erano singoli stati nazionali che sono andati a dare una mano alla coalizione guidata dagli Stati Uniti di Bush.
In non tutti questi casi, comunque, gli europei hanno fatto la loro parte, nel senso che hanno fornito le basi, hanno fornito gli uomini, hanno fornito supporto logistico, hanno fornito le navi, anche per l'antipirateria. Il problema è quello della consapevolezza, cioè ogni Stato decideva se farlo, quando farlo, come farlo. Ricordiamoci, per esempio, che gli spagnoli decidono di andarsene dall'Iraq dopo il cambio di governo, quello del 2002. 2004, scusatemi, dopo l'attentato di Atocha a Madrid, quando Zapatero vince su Aznar all'improvviso recuperando in 3 giorni, perché Aznar aveva dato la colpa dell'attentato ai baschi, e subito ovviamente hanno dichiarato di non essere colpevoli. Diciamo, in quel caso Aznar perde le elezioni e gli spagnoli decidono di uscire dalla guerra. Gli italiani rimangono, poi c'è Nassiriya, anzi scusate, Nassiriya c'era stata prima. Gli italiani rimangono in parte altri stati, poi si sfilano. Gli Stati Uniti sono ancora in gran parte, sono molti meno ovviamente, ma sono ancora presenti sul territorio iracheno. Ecco, in tutti questi casi in cui la NATO è stata, diciamo, utilizzata o ha avuto un ruolo, gli europei non hanno mai fatto una riflessione sul proprio ruolo collettivo. Sono stati i singoli stati, appunto, che nel Consiglio della NATO hanno preso le proprie decisioni diplomatiche, politiche, militari e definito il proprio impiego. Esiste però un cambio di passo che è molto recente e è la cosiddetta PESCO. La PESCO nasce come una. Noi non ne abbiamo parlato di cooperazioni rafforzate. Abbiamo sempre parlato di voti nel Consiglio europeo, di soluzioni a maggioranza qualificata, maggioranza semplice, maggioranza qualificata o all'unanimità, ma non abbiamo mai parlato di cooperazione rafforzata. Il Trattato di Lisbona prevede, in particolare, il Trattato di Lisbona, adesso non mi ricordo se era già precedente, ma prevede i trattati in essere la possibilità che un gruppo di stati su alcune materie decida, se gli altri sono d'accordo, di andare avanti su una cooperazione più stretta, appunto una cooperazione rafforzata, diciamo una sorta di interesse proprio di sviluppare alcuni settori. E questo è valso un po' per alcuni elementi, diciamo, per esempio Schengen, in sostanza è una cosa del genere, nel senso che il trattato di Schengen non comprende tutta l'Europa. Non comprendeva prima e non la comprende, non comprende tutta l'Unione Europea. Non la comprendeva prima, non la comprende adesso. È libera la scelta di aderire o meno allo spazio Schengen, che ha dei vantaggi rispetto al fatto di non dover gestire le frontiere, di poter entrare, diciamo, in un meccanismo di scambio di dati, eccetera. Ma non è appunto parte dei trattati che coinvolgono tutti gli europei. La PESCO è un tentativo di fare una cooperazione strutturata e permanente in materia di difesa sostanzialmente, di spese e di investimenti militari. Perché nasce? Nasce perché nel 2017 erano successe 3 cose importanti. La prima, l'invasione appunto dell'Ucraina da parte della Crimea, da parte della Russia. Nel 2016, due grandi eventi di cui abbiamo parlato, credo abbastanza, cioè la Brexit e la presidenza Trump, che forse non abbiamo discusso abbastanza rispetto al ruolo in Europa, ma che appunto riporta di nuovo l'Europa, la presidenza Trump, lo ridico brevemente, in quelle situazioni in cui gli Stati Uniti tendono a isolarsi. Io lo sentivo proprio oggi in un podcast di alcune settimane fa, che la discussione sulla NATO da noi è diametralmente opposta alla discussione sulla NATO negli Stati Uniti. Cioè, gli avversari della NATO in Europa dicono che la NATO è lo strumento con cui gli Stati Uniti impongono la loro volontà di fare la guerra. Chi è contrario negli Stati Uniti alla NATO, in questo momento sono i più trampiani sostanzialmente, è contrario alla NATO perché ritiene che stando in quell'alleanza gli Stati Uniti si facciano trascinare nelle guerre che gli europei scatenano aggredendo, provocando i propri vicini. Allora, una di queste due
non regge, cioè almeno una di queste due non regge, è evidente perché non può essere esattamente le due cose. Diciamo che comunque alcune presidenze, in particolare quella Trump, ma appunto fondamentalmente anche quella Bush, non giocano su un piano puramente cooperativo con gli alleati. Anzi, in alcuni casi vanno sostanzialmente a lasciarli soli perché una delle grandi tendenze della politica estera americana è l'oscillazione tra, come un pendolo, tra interventismo e isolazionismo. Se l'interventismo è brutto, l'isolazionismo per noi europei di solito è peggio, perché abbandonati a noi stessi facciamo quelle cose come nei Balcani dove ci guardiamo intorno e non sappiamo più che pesci prendere. E quindi nel 2017 nasce questa cooperazione strutturata e permanente. Che cos'è? Prevedere il finanziamento e la realizzazione di alcuni progetti di sviluppo delle capacità e delle strumentazioni militari. Ciascun progetto è portato avanti da un gruppo di stati membri, capitanato, che può variare appunto di progetto in progetto, e è capitanato, diciamo, coordinato da uno di questi paesi partecipanti. La lista di progetti è lunga, ne fanno parte quasi tutti i paesi membri. All'inizio erano 23 su 27 di quelli di oggi, con l'uscita della Gran Bretagna ovviamente si è persa, diciamo, uno dei partner principali su questo investimento, perché la Gran Bretagna era uno dei pochi paesi effettivamente in grado di avere un ruolo dal punto di vista dello sviluppo militare, insieme alla Francia. Però diciamo ne esistono un certo numero, sono stati fatti tre, chiamiamoli round, tre giri di progetti che sono partiti, tutti tra il 2017 e il 2019, anzi tra il 2018 e il 2019. La cosa interessante, che dimostra appunto il limite fondamentale di cui abbiamo sempre parlato e di cui continuerò a parlarvi perché credo che sia l'elemento che vi portaste via da questo ciclo di incontri, è il fatto che appunto di questa lunga lista, le date sono importanti perché sono tre round. Il primo è a marzo 2018, scusatemi. Sì, credo prima di marzo 2018, credo sia proprio il novembre 2017. Il secondo è del luglio 2018 e il terzo è dell'estate o inverno 2019. Sostanzialmente per l'Italia queste tre date corrispondono a tre governi diversi. Il primo è il governo Gentiloni, gli ultimi mesi, diciamo, il governo Gentiloni. E in quel round l'Italia partecipa a quasi tutti i progetti che partono. Nel 2018, marzo, diciamo dopo luglio 2018, c'è cioè il primo governo cosiddetto giallo-verde, il primo governo Conte. L'Italia partecipa, credo, a tre, quattro forse della quindicina di progetti che sono in essere, tirandosi sostanzialmente fuori da quell'impegno, cioè gli altri vanno avanti, ma su quelli nuovi non decide sostanzialmente di non partecipare. Mi pare di aver visto che partecipa come cooperatore, come coordinatore a uno, in cui tra l'altro possono esserci, rispetto alla cooperazione rafforzata, dove è richiesto che ci sia almeno un certo numero di partecipanti, se non sbaglio 9. La cooperazione rafforzata in materia strutturata, diciamo, questa della PESCO, ha visto anche casi in cui c'è un coordinatore e un partecipante, quindi due stati che si mettono d'accordo, possono essere l'Italia e la Francia, come l'Italia e la Repubblica Ceca. Se decidono di avanzare in qualche modo, possono farlo. Nel terzo round, l'Italia, quando ha cambiato di nuovo governo, partecipa a un po' più di progetti rispetto a, ecco, quindi parliamo del secondo governo Conte, quello cosiddetto PD 5 Stelle, partecipa a un po' più di progetti rispetto a quello che era successo nel primo, ma non ritorna alla partecipazione quasi totale dell'ultimo governo Gentiloni. Ora, al di là del fatto specifico dei tre governi, che però hanno una ragione d'essere, cioè rispetto al loro rapporto con l'Europa e con l'integrazione europea, quello che è importante è che queste cose qui, appunto, se prevedono un investimento pluriennale, se prevedono una cooperazione permanente e strutturata su alcuni progetti, non possono dipendere da un cambio di governo. Tralasciamo il caso nostro in cui appunto in 3 anni abbiamo avuto tre governi diversi, ok?
ma in generale proprio nel concetto di permanente, che non c'è nulla di permanente in realtà. Anche perché gli stati possono entrare e uscire sostanzialmente da questi progetti. Non è che se parte per due, se lo tengono quei due, ovviamente, possono allargarlo a altri partecipanti. Ma tutto questo ci mette davanti a uno dei temi che non abbiamo mai discusso, non abbiamo discusso neanche ieri in realtà, ma è uno centrale. Chi tira fuori i soldi? Chi il PEG, come dicono a Pesaro. Allora, noi non investiamo a livello europeo in spesa militare neanche quanto prevede come base il trattato della NATO, che è del 49 e che poi è stato aggiornato man mano. La NATO prevede un investimento del 2% del PIL. Ora, che il 2% sia la cifra giusta, a me non torna. Cioè, come tutte le percentuali, fissa così, senza un perché, senza un per come, senza un razionale. Questo 2% può essere in stipendi, stipendi di militari. Da noi, tra l'altro, una parte degli stipendi è quella dei carabinieri, che fanno parte dell'arma, l'arma fa parte dell'esercito, è la quarta, diciamo, la quarta forza armata, e quindi sostanzialmente noi, per fare i controlli di polizia lungo le strade, sono parte della spesa militare, che non ha una gran logica rispetto appunto a quello che è l'intervento in sviluppi. Allora, la spesa militare è una spesa complicata, perché non riguarda solo e non riguarda tanto l'approvvigionamento, non solo gli stipendi che fanno parte della spesa militare, non solo l'acquisto delle armi, ma soprattutto l'investimento in ricerca e sviluppo. Ora, l'investimento in ricerca e sviluppo militare è essenziale perché, beh, credo lo sappiamo tutti, se non lo sapete lo dico, Internet nasce come progetto militare. Gran parte delle cose che oggi fanno parte della quotidianità civile, sotto tutti i profili, nascono inizialmente come progetti magari militari. L'investimento e la ricerca in quel settore, che sono settori di punta, sono settori che permettono poi dal punto di vista tecnologico di avere quella che si chiama supremazia o comunque vantaggio competitivo, strategico, è un elemento molto importante, ma che appunto noi europei sostanzialmente abbiamo tralasciato di mettere in campo. Tranne alcuni casi, in particolare due, la Francia e la Gran Bretagna. Non è un caso che sono le uniche due potenze europee che hanno l'arma nucleare e che hanno avuto, ve lo ricordo, un impero coloniale. La gran parte degli stati, quel 2% non lo dà, solo mi pare 8 su 30 arrivano al 2%, i più elevati, tra l'altro, sono due partner alleati che sono come cane e gatto, sono Grecia e Turchia. Grecia e Turchia abbondantemente superano il 2% delle spese militari perché sostanzialmente si fanno un po', non dico la guerra tra di loro, per fortuna no, però le provocazioni e i casi di crisi sono abbastanza frequenti. Siccome la Turchia è il secondo esercito della NATO, la Grecia spende abbondantemente per cercare di rimanere competitiva, diciamo. Ecco, il punto fondamentale però è un altro, è che anche se noi arrivassimo a spendere quel 2%, anche il 2% anche l'abbondante 4%, se non sbaglio, appunto della Grecia, anche i soldi della Turchia, anche quelli della Francia, che spende moltissimo in ricerca e sviluppo militare, sono largamente insufficienti a far sì che ci sia un esercito nazionale adeguato alla bisogna, cioè alla difesa del territorio e degli interessi nazionali. La Francia, per dirne una, che è stata interessata negli ultimi anni da tentativi di proiezione delle proprie truppe a difesa degli interessi francesi in quello che era l'Africa occidentale, quindi l'ex impero coloniale,
sostanzialmente ha ceduto il passo man mano e è dovuta rientrare la Francia da quello che era il suo cortile di casa, come chiamano gli americani Centro America. L'Africa occidentale è sempre stata un po' il cortile di casa dei francesi, e oggi invece c'è, tanto per dirne una, la Russia con i mercenari della Wagner. Ci sono i cinesi che investono forti risorse, forti somme nello sviluppo di infrastrutture, di progetti a uso proprio, più che del paese ospitante, in una sorta di neocolonialismo. Diciamo che sono caduti alla padella del colonialismo occidentale, a quella del neocolonialismo cinese. Quello che succede, per esempio, in Sudan è un altro caso, quello che sta succedendo in Sudan è un altro caso in cui noi, come europei, non possiamo fare granché se non cercare di riportarci a casa i nostri il più presto possibile, o comunque tutelarli in qualche modo attraverso personale militare delle ambasciate. Il problema di fondo è quello lì. O meglio, uno dei problemi di fondo è quello lì, che noi non investiamo abbastanza per essere operativi. L'abbiamo visto anche quando si parlava appunto della fornitura di carri armati all'Ucraina, carri armati tedeschi. I tedeschi hanno un parco carri armati loro che non è operativo, è spento, non funziona. Non stanno neanche sviluppando, diciamo, i ricambi, e cannibalizzano i pezzi di ricambio dai carri armati che non usano. Cioè, prendono un carro armato e, come al carro attrezzi, man mano smontano la torretta e l'impianto elettrico e i sistemi di puntamento per usarli su carri armati che effettivamente serve tenere operativi. La Germania, tra l'altro, appena è cominciata la guerra in Ucraina, ha proposto Scholz un piano di investimenti di 100 miliardi, che è un'enormità anche per il budget tedesco, una tantum, ma che poi appunto non è riuscito neanche a cominciare a spendere, perché è rimasto questo grande piano che non ha una destinazione. Si fa presto a dire 100 miliardi di qua, li accantoni, ma poi dopo spenderli, lo vediamo di nuovo col PNRR, è un problema, perché se non sai che farci con i soldi, ci fai ben poco. Non ci compri le idee con i soldi. E qui arriviamo al punto della parola che non volevo usare prima, che è l'autonomia. Si è fatto un gran parlare in queste settimane di autonomia strategica. Credo che l'abbiamo anche accennato, mi pare, un paio di settimane, forse la volta scorsa. Ah, la volta scorsa, adesso che mi ricordo, l'ho lasciato con una domanda. Chi era contro, assolutamente contro, la ceca in Italia quando è partita? Ma lo ridiciamo alla fine. L'autonomia strategica, di cui si fa un gran parlare, perché vedo che non ci avete pensato. Vabbè. No, in Italia, proprio in Italia. Poi dopo ci arriviamo. E l'autonomia strategica è quel tema di cui ha parlato e riparla ogni tanto Macron in particolare, che è una cosa che... Adesso non mi ricordo chi è che lo diceva, dove si diceva che tutti lo vogliono, nessuno sa cosa sia, tutti lo cercano, nessuno sa cosa sia. Essere autonomi, e quindi in un certo senso sovrani, cioè capaci di esercitare la propria volontà, in un quadro del genere è illusorio e anche pericoloso. Perché se ti convinci di poter essere autonomo quando non lo sei, rischi di farti molto male. Però, al di là degli investimenti, al di là della capacità di avere le truppe, di avere i mezzi per portarle nei teatri operativi, per la quale dipendiamo sostanzialmente in maniera quasi totale dagli statunitensi, la questione vera sulla quale si riflette molto poco è il fatto che, come europei, noi non pensiamo come europei. Torniamo sempre al solito discorso dell'interesse nazionale, o della ragione di Stato, ma vediamola da un altro punto di vista. Cioè, non tanto difendere l'interesse nazionale, ma qual è l'interesse nazionale? Perché?
Perché se posso trovare in un certo senso una composizione dell'interesse nazionale, degli interessi nazionali in ambito economico o di mercato, a livello di regolamenti posso decidere di usare una direttiva, perché in un certo paese si utilizza, diciamo, si recepisce in un certo modo, in un altro, ma alla fine senza avere particolari problemi. Dal punto di vista invece militare, strategico e anche di politica estera, cioè come ci rapportiamo, per esempio, con la Cina, per esempio con la Russia, per esempio con gli Stati Uniti o per esempio in Libia, non si può trovare un compromesso tra 27 nazioni che sia rapido, efficace e univoco, se non a prezzo di mettere veramente il minimo, minimo, minimo comune denominatore, ovvero non vorremmo finire magari mangiati dalla Cina o dalla Russia, ma come rimane pura invenzione, nel senso che ognuno la vede a modo suo. C'è chi cerca l'accordo, c'è chi cerca la distinzione, c'è chi cerca lo scontro, c'è chi cerca il rivolgersi magari a potenze confliggenti che possano garantire la propria, diciamo, la propria visione. E senza un pensiero strategico comune e condiviso, cioè senza quello che, per esempio, negli Stati Uniti fanno quelli che spesso si chiamano think tank, cioè i serbatoi di pensiero, i centri studi, gli intellettuali di riferimento, i tecnici, quelli che fanno parte, diciamo, di una scuola di pensiero che analizza queste cose a livello non della California, del Texas o dell'Ohio, di nuovo, ma a livello federale, a livello degli Stati Uniti, come Stato. Noi europei questa cosa qui non ce l'abbiamo. Anzi, una delle resistenze più grosse ad avanzare è proprio quella, non tanto dei militari, quanto delle diplomazie. Perché ogni diplomazia è gelosa dei propri rapporti, dei propri contatti, dei propri agganci, dei propri, sì, anche interessi, ma non interessi in senso di bottega, proprio la capacità di perseguirli attraverso dei rapporti commerciali, rapporti culturali, rapporti di quello che si chiama soft power, che in realtà poi è la diplomazia. Solo dopo l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, stavolta parlo di adesso, 2022, si è cominciato a porre rimedio a questa assenza. In realtà c'era stato anche prima un tentativo, era stata la Mogherini che aveva fatto, diciamo, adesso non ricordo esattamente il nome, ma non aveva lo stesso nome, però aveva fatto un piano strategico sostanzialmente, perché parte del mandato della Mogherini è stato contraddistinto sia dalla guerra in Siria, dal particolare momento della guerra in Siria nel quale intervengono anche la Russia, la Turchia, l'ISIS, per combattere l'ISIS, ma anche dal problema dei migranti, delle rotte del Mediterraneo e dell'operazione Sofia. Quindi la Mogherini era riuscita in un momento particolare a proporre un piano strategico, diciamo, dell'Unione Europea, che in qualche modo era stata un po' una piccola svolta. La svolta più grossa, ma ancora puramente sulla carta e con molti limiti, è quella dello Strategic Compass, che in inglese compass non vuol dire compasso, ma bussola. Cioè, esiste adesso, dal marzo 2022, una bussola strategica europea che mette in chiaro alcuni presupposti, alcune volontà, un quadro di riferimento comune, una bussola, scusate, proprio una bussola per cui orientarsi con cui orientarsi rispetto a alcune decisioni. Però, come scriveva poi in un articolo che purtroppo non ho portato, ma cerco di mandarvi poi tramite la mail dell'Unisaperi, Fabbrini riconosce effettivamente che non cambiando l'impostazione generale di come funziona la politica estera e di difesa, anche prendere, diciamo, anche avere un pensiero strategico comune è un passo avanti, ma è di nuovo un altro pezzo di gamba che non sta insieme alle altre. Per cui o cambiamo come funziona la cooperazione, diciamo, la condivisione di sovranità, o meglio, o mettiamo insieme una qualche condivisione di sovranità, o
oppure non avanziamo su questo punto. E il tema però, come forse vi ricorderete, sì. Seconda domanda, questo porta a me quindi un po' di un paese ora non rischia questo di portare la vero era diciamo il paese mediterraneo sempre cioè, quando noi sappiamo che erano o quelli o le altre cose mediterranee verso l'est come preponderante la Polonia domanda. Ok. Ma noi abbiamo la parte che deriva dalla democrazia e questa Unione Europea, indubbiamente, per le relazioni economiche, tutte senza la legge. Ma parte preponderante del investimenti in Italia è stata questa capacità del mercato, quindi la presenza di qualcuno esterno che quello mito al discorso europeo è pensato il vero paraguay, cioè senza nato questa partita. Quello è stato un dato ad ogni pensiero di crescita europeo, perché ovviamente un prezzo non parla a questo prima dell'America, per scadere, no, quindi ha fatto un dato e non ha determinato l'Europa. Allora, la terza domanda sostanzialmente è già risposta all'inizio, nel senso che ha rispiegato quello che ho detto, se non ho capito male. L'ho detto all'inizio quando non eri ancora arrivato, quindi esatto, questo è il tema, cioè noi siamo di fatto diventati dipendenti dalla NATO perché non abbiamo perseguito quello che era un progetto di, in un certo senso voluto anche dagli Stati Uniti, di autonomia operativa, non di obiettivi, ma autonomia operativa, cioè la capacità, diciamo, degli Stati Uniti di potersi riportare a casa l'esercito che era rimasto dopo la Seconda Guerra Mondiale, perché gli europei avrebbero potuto cominciare a difendere il proprio territorio in gran parte da soli. Non è un, credo, forse non è un segreto per nessuno, forse sì. Le forze italiane schierate al confine di Gorizia e in tutto il Triveneto, diciamo, durante la Guerra Fredda, servivano solo a rallentare di qualche giorno l'avanzata, l'eventuale avanzata, dando modo alle truppe, diciamo, alleate di affluire. Non è che avessero un effetto di difesa vero, cioè erano, non dico carne da cannone, ma certo non erano delle truppe in grado di reggere ad alcunché. Appunto, era solo questione di ritardare abbastanza l'avanzata per permettere di difendere Venezia, Milano, Verona, il Brennero, militarmente. Noi siamo diventati, diciamo, dipendenti e diventando dipendenti, come dicevo, abbiamo anche perso il contatto col mondo. Nel senso che il mondo, io non lo credo di non averlo detto ieri come cosa, ma è una frase che non ricordo più chi ha detto,
ma l'ho sentita nell'ultimo anno e mi è piaciuta molto. L'Europa è un progetto kantiano in un mondo hobbesiano. Cioè noi siamo per la pace perpetua in un mondo che è l'uomo lupo contro l'uomo. E questa cosa qui noi, per fortuna nostra, perché non siamo stati impegnati in quei 50 anni di guerra fredda, in nessun 40 anni, in nessun scontro militare, ce la siamo completamente dimenticata. Cioè noi abbiamo pensato di trovare la pace perpetua, abbiamo trovato la pace perpetua appaltando la nostra difesa a un'altra. Quindi sostanzialmente questa cosa qui, sì, è così, l'avevo detta all'inizio. La prima domanda invece, Maria, posso riavere un breve flash sul... Quello era il secondo, ok. Partiamo dalla seconda, ci siamo, intanto arriviamo anche alla prima. Allora, lo spostamento in realtà è in atto sicuramente, ma non è uno spostamento europeo di nuovo, è uno spostamento, o meglio, qui si fa complicata, nel senso che lo spostamento verso est del peso, diciamo con una precisione sufficiente, geopolitico, perché geopolitico ormai si usa per tutto, per le relazioni internazionali si usa geopolitico, non è la stessa cosa. Però c'è uno spostamento geopolitico verso est e è determinato da quello che sta succedendo. Da quello che è successo e da quello che sta succedendo. Ma non è uno spostamento europeo, è al limite uno spostamento transatlantico, cioè atlantico, dell'Alleanza Atlantica. Lo spostamento europeo è molto più lento, molto più frenato, perché lì a est non c'è la, come dire, la consapevolezza, la volontà neanche di impegnarsi sul fronte europeo. I paesi a est, i paesi baltici, la Polonia, esattamente come all'inizio degli anni 2000, nella seconda guerra del Golfo, sono per gli Stati Uniti la nuova Europa, quella su cui far perno per l'aspetto militare, verso cui gli occidentali, che hanno un po' perso appunto il contatto con la realtà, sono molto più restii a investire, a vedere allo stesso modo degli statunitensi gli aspetti geostrategici. La prima domanda forse era quella su... Ah, sì. Era esattamente dove era arrivato, quindi questa la tocco subito dopo. Poi sull'incontro ieri però, ci avrei qualche osservazione. Magari la facciamo. E invece proprio questo è il punto. La domanda che facevi era quella sul fatto che si possa andare avanti sulla, diciamo, difesa, avanzamento militare in un certo senso, a cerchi concentrici. A cerchi concentrici si può andare avanti in tanti settori, per esempio Schengen. Ma il limite di tutto questo è proprio quello lì. Vediamo se era proprio il tema che andavo a toccare dopo. Eccolo qua. Era proprio il tema della slide successiva. Ne abbiamo parlato quando vi ho letto la lettera di Spinelli a non a Spaak, ma a Folena. Non si può, la dico con un'analogia, diciamo, di una famosa barzelletta di un tempo, quello che diceva che aveva messo incinta la figlia, l'altro gli diceva sì, a poco poco. Non si può essere poco poco incinti o poco poco uniti militarmente. O lo si è o non lo si è. Militarmente la forza militare deve essere governata da una fortissima capacità politica. È uno dei, tra l'altro, dei concetti fondamentali che la NATO adotta per decidere se può entrare o non entrare uno Stato membro. Le forze militari devono essere sotto il controllo della politica. Non può entrare una dittatura militare.
che poi ci possa rimanere, come è successo alla Turchia tra il 52 e recentemente con i vari colpi di Stato, quello è un altro tema. Esattamente come l'Europa non prevede un insieme di regole per rimanere dentro l'Europa, dentro l'Unione Europea, così la NATO non prevede dei controlli successivi all'ingresso. Dà per buono che certe cose rimangano. E questo è il punto fondamentale, cioè che senza un governo democratico chi decide sull'uso e il ricorso allo strumento militare? Cioè chi è? Se Francia e Germania usano i battle corps che hanno pure sviluppato e che stanno lì per schierarli dovunque vogliano, chi lo decide? Macron e Scholz insieme? I consigli dei ministri? I capi delle forze armate, che credo che corrispondano a Macron e Scholz nell'ordinamento francese e tedesco? Ma per esempio da noi Mattarella. Mattarella è il capo delle forze armate. Cosa si fa? Chi è il governo che decide quella cosa lì? Non c'è. E qui il tema vero fondamentale che continuiamo a rinnegare, di cui molto spesso continuiamo a rinnegare l'esistenza, cioè che senza quella cosa lì non c'è possibilità di andare avanti. Tant'è vero che uno dei libri che vi consiglierei di leggere, in parte perché io ancora l'ho letto solo per tratti, ne parliamo dopo, Ernesto Rossi, quando parla nel 52 dei limiti dell'iniziativa della CED, anche in polemica con Spinelli, che invece lo vedeva come lo strumento con cui creare, visto che c'è l'esercito, poi la comunità politica, diceva la vostra idea è quella di sollevare un bue dalla coda. Al massimo vi possono rimanere i peli in mano, nient'altro. Cioè usare, mentre, esattamente come per la moneta, che doveva essere uno strumento per poi andare verso, esattamente come ancora prima, il carbone e l'acciaio dovevano essere lo strumento per andare verso la federazione in breve tempo. Poi la CED fallisce, quindi la mettono da parte. Poi c'è il mercato, però. Facciamo la comunità economica europea. Con quella andremo verso l'unificazione politica. E poi c'è la moneta, perché il mercato non bastava. Allora, siccome c'erano i problemi valutari, quindi il mercato rischiava di sgregarsi, allora facciamo la moneta comune. Con quella poi arriviamo all'unificazione politica. E anche lì non ci si è arrivati. Fare un esercito vero, piccolo o grande che sia, senza avere lo strumento per governarlo, è mettere il carro della realizzabilità davanti ai bue della politica. Questo è il tema vero, e grazie per avermelo centrato proprio esattamente nel momento essenziale. Questo è il tema vero. Noi possiamo anche decidere di rimanere così come stiamo, Non è che qualcuno ci obbliga a fare l'esercito e la politica estera comune. Diciamo che una politica estera, come mi ricordava ieri il segretario di Ancona, noi ce l'abbiamo, ve l'ho anche detta, credo. Abbiamo la politica dell'allargamento, quella della cooperazione e quella del mercato, quella degli scambi commerciali. Con la Cina, quello che sta cercando di fare la von der Leyen è cercare di adottare, diciamo, tramite i suoi strumenti, quelli della Commissione, il mercato, un approccio di politica estera verso la Cina, cercando di far capire che quel commercio essenziale per entrambi, non voglio dire più per noi o per loro, è a rischio se non tengono conto delle nostre richieste, appunto, di politica estera. Quindi noi una politica estera in qualche modo ce l'abbiamo. È sufficiente? Boh, è un po' come avere una cassetta degli attrezzi da cui hai tolto il martello. E può essere che col cacciavite e le pinze riesci a fare tutto il resto, però ti sei tolto il martello, hai deciso di non usarlo mai perché sostanzialmente non sai come usarlo, non sai come gestirlo. Una cassetta degli attrezzi più è completa, più hai la possibilità di scegliere cosa usare e come usarlo, se la sai usare. Noi sulla nostra politica estera, sulla politica di sicurezza, che poi, lo ricordo, la sicurezza è il motivo per cui nasce lo Stato, Cioè Machiavelli quando fanno l'analisi politica della nascita dello Stato, e come ricordava anche ieri Parsi,
è quello che elimina la violenza, assumendosene il monopolio, dicendo la gestisco io la violenza. E infatti dove fallisce lo Stato, Libia, Somalia, Afghanistan, la violenza ritorna, diffusa, Siria, generalizzata. E se manca lo Stato, ricomincia la violenza di tutti contro tutti. O laddove lo Stato è debole, penso ai territori che per un lungo periodo, non ancora del tutto fuori, sono rimasti sotto il controllo di forze criminali. Messico, Sud Italia, alcune regioni del Sud Italia, vittime di guerre che non sono guerre vere, sono guerre tra eserciti, sono guerre tra bande, ma in cui la violenza è molto diffusa. È lì che se manca lo Stato, manca la capacità di governare quella violenza e di farne, diciamo, un uso trattenuto ma credibile. L'Europa c'ha questo problema qua. Manca uno Stato leggero, se vogliamo, ma europeo. Manca quella cosa lì a livello sovranazionale. Serve? Secondo me, un po' sì, serviva 70 anni fa, serve ancora oggi, serve forse più di 30 anni fa, quando forse potevamo pensare di farne a meno, perché avevamo sostanzialmente messo in sicurezza alcune cose. Il tema però questo è veramente politico, cioè qui non si scappa, qui non fai un pezzetto alla volta, qui o lo fai o non lo fai. Da quello, esattamente come per la moneta, non si torna indietro. Ma mentre per la moneta, se sei fortunato, riesci a non prendere delle strade come quella del debito comune, come quella della fiscalità comune, eccetera, eccetera, per un po' di tempo, creare un esercito che sia senza capo, io non lo consiglierei particolarmente, per quanto siamo in un posto, tutto sommato, che questi rischi non dovrebbe correrli, non lo consiglierei vivamente. Anche perché negli stessi Stati Uniti, e è una cosa che avevo letto in un libro che poi non ho approfondito ma che avevo guardato, c'è un tema, chi è che lo scriveva? Van Reybrouck, mi sa. C'è il tema della militarizzazione in un certo senso della politica, o meglio della subordinazione della politica alle esigenze militari. Quando poi diventa il militare che in un certo senso impone quali sono le scelte strategiche, quali sono le scelte di governo, diventa, o quando soprattutto poi ex militari magari entrano in politica, Bolsonaro non è il caso che ci avevo in mente, ma è il primo che mi è venuto in mente, ma molti magari entrano nel congresso americano o altrove, oppure svolgono un'azione di lobby, di altre cose. Diventa complicato, nel senso che proprio c'era, appunto, adesso devo ricordare chi era, ma credo sia Van Reybrouck, in un libro del 2012, che citava questa cosa di un altro autore, che riguardava proprio, appunto, questa tendenza degli Stati Uniti ad avere questa presenza, diciamo, del militare nel politico. E qui ripeto, secondo me, appunto, penso di poterlo dire con una certa tranquillità, che siamo di fronte a una cosa da cui non si scappa. Però non si scappa a 27, perché a 27 non ci arriviamo, ma non si scappa neanche a 3-4 e poi allarghiamo. Cioè, lì è da ripensare tutta l'architettura. È da ripensare e dire chi ci vuole stare, ci deve stare seriamente. Chi non ci vuole stare, bene, però non può impedire agli altri, ma in un modo molto più denso del fare l'esercito, in un modo che dice: c'è un Parlamento, c'è un governo, ci sono delle procedure, c'è una Costituzione. Alla fine su quello, ripeto, si scappa, secondo me. E anche perché, qua chiudo, so che abbiamo fatto, ma ci abbiamo tempo, siamo circondati a scenari di crisi in Europa. Adesso facciamo il giro dai Balcani, che sono i più vicini, ok? Dove la pace di Dayton non è una pace, perché pace è una cosa precisa, e lì pace ce n'è poca. Perlomeno se c'è pace non c'è piena sicurezza che quella pace regga. Poi facciamo il giro in senso orario: c'è l'Ucraina, c'è la Georgia e l'Armenia, c'è la Siria,
taccio sulla Turchia perché facciamo che parlo di Georgia, Armenia e Siria e ho fatto anche la Turchia, la Libia e il Sahel. E ho saltato l'Egitto e ho saltato l'Algeria che dopo la crisi degli anni 90, inizio 2000 di terrorismo islamico, lì non si parla più, ma non so perché non se ne parli più, se perché non c'è e abbiamo risolto dei problemi o se perché è in sonno o ce lo siamo perso di vista. E questo solo nei teatri più vicini. Taiwan. Sì, c'è anche la Palestina. Sì, sì, vero, c'è anche Israele e Palestina che stanno ridiventando un grosso problema perché Israele è in una situazione particolare, perché la Cina ha deciso di entrare in forze su quel settore e ha fatto fare la pace a due acerrimi nemici come Arabia Saudita e Iran. E le cose cominciano a diventare estremamente complicate, non solo per noi europei, generale diciamo per noi occidentali, e noi siamo qua oggi in questa situazione che non è quella di ieri, non è quella dell'altro ieri, non è quella di 30 anni fa, può essere meglio di quella di domani e speriamo di no. Può essere che oggi diciamo siamo nel nadir, il punto più basso, e da domani si comincia a risalire. Io credo però che dipenda tutto da noi, in gran parte perlomeno. Cioè, lo dicevo in varie occasioni, le cose cambiano se tu ti impegni perché possono cambiare se tu ti impegni per cambiarle. Se tu accetti che vadano come vadano, può darsi che cambiano, ma di sicuro non sono cambiate perché lo volevi tu. Poi magari fallisci nel farlo, perché la via da percorrere non è facile né sicura. Però se deve essere percorsa, lo scelgono, in una democrazia soprattutto, lo scelgono le persone che fanno parte di quella comunità. Ora, i consigli, la lettura di quello che c'è qua dentro, secondo me, è importante. L'abbiamo scelta con un po' di cura, ma volevo darvi i testi completi. Magari ve li passo, sono parecchio lunghi. Questo invece è un libro molto bello e si chiama Abolire la guerra. Idee proposte su guerra, pace, federalismo e unità europea sono una serie di scritti di Ernesto Rossi che vanno dalla gioventù, quando lui ancora combatte nelle trincee sul Carso, come volontario tra l'altro, se non sbaglio, alla fine, al periodo in cui poi si avvicina Aldo Capitini al movimento non violento, e c'è veramente tantissimo qua dentro che bisognerebbe leggere e conoscere, perché lui proprio per quello che aveva visto della guerra durante la Prima Guerra Mondiale, voleva da subito, dalla fine diciamo della guerra, abolirla la guerra. E abolire la guerra era il piano stesso di Kant, in un certo senso, ma che poi riprende Einaudi, che trovate appunto nelle letture, e che dice sostanzialmente che serve chi gestisca la forza. Sempre lì torniamo, no? Non vado oltre. Ora, se ci sono altre domande o altre considerazioni anche su cose che avete sentito magari sta settimana o ieri, poi dopo vi dico anche la questione di chi era contro la cieca in Italia. È troppo curioso. Ve lo dicevo a proposito di interesse nazionale, ve lo dicevo a proposito di resistenze all'interesse, resistenze ad avanzare, diciamo, verso la condivisione nell'interesse nazionale. Beh, sono tra i più feroci oggi difensori della necessità di un'integrazione europea e un avanzamento sotto tutti i profili. È Confindustria. Confindustria era assolutamente contraria perché temeva di perdere nel mettere insieme carbone e acciaio delle opportunità e soprattutto dei vantaggi dal rapporto stretto con la politica nazionale. E oggi prova a togliergli ai confindustriali l'euro e tutto quello che è venuto dopo la cieca e non hanno una bella reazione. E quindi quello che è importante certe volte è capire che alcune resistenze sono veramente di cortissima vista, cioè proprio neanche cortissima vista, proprio col retrovisore puro. Fino ad oggi ho avuto questo voglio. Il resto sì, sarà anche bello, me lo dici, però no, non lo conosco, non ce l'ho, questo ce l'ho.
E questo era una cosa, ripeto, che Spinelli e Rossi scrivono già nel manifesto di Ventotene, che le principali resistenze non saranno da parte delle masse o di altri, ma da parte delle minoranze organizzate che hanno tutti i vantaggi dal gestire un rapporto diretto con la politica a livello più stretto possibile. Assolutamente, sono sempre state le lobby politiche. Non solo chi ha il potere, ma chi ha il vantaggio del rapporto stretto col potere e che di fronte a un allargamento di quel potere dice: ah, io perdo quel controllo lì. Ah, è uno svantaggio per te, forse, ma per gli altri parliamo di interesse generale. Confindustria, no, diciamo che in quel momento il problema vero era, allora, noi serviva, tra l'altro, noi siamo entrati perché avevamo, come avevo detto, sicuramente una risorsa fondamentale anche per gli altri, la manodopera. Noi esportavamo manodopera e importavamo materie prime. Carbone ce l'avevamo, certo, c'era il Sulcis, c'erano tanti posti in cui lo facevamo. Ancora oggi abbiamo l'acciaio, tra grandi difficoltà, però ancora oggi produciamo acciaio. Il tema era che i Confindustriali, per esempio, al contrario della Fiat, perché qualcuno aveva detto la Fiat è sorprendente. Perché se voi leggete, adesso non ricordo in quale libro ho letto, ma credo quello sull'unificazione economica europea, un bel pezzo fa, la Fiat, no, sulla storia probabilmente dell'integrazione europea, Valletta va negli Stati Uniti, mandato dagli Agnelli, subito nel 45-46, prima ancora di De Gasperi, per prendere il meglio dell'industria, delle modalità produttive statunitensi per portarlo in Italia. E capisce che uno dei grandi vantaggi che hanno gli Stati Uniti è quello di un mercato enorme, che non è confinato a Detroit e al Michigan, ma a un continente praticamente, subcontinente. Quindi la Fiat da quel punto di vista è molto più avanti del resto degli industriali. Che appunto normalmente perché? Perché avevano avuto un rapporto molto stretto con la politica, venivamo da un ventennio in cui non è che fosse proprio facile fare impresa in maniera priva di. Sì, loro hanno fatto lo stesso, avendo i loro rapporti, ma anche avendo le loro distanze. C'era l'IRI, creata da Mussolini. Non da Mattei, da Mattioli, ex Intesa, se non sbaglio. E certo che ce l'aveva, aveva anche però, come dire, l'interesse entre. Prego? Aveva la materia prima, ma non aveva né le capacità di trasformarla, né soprattutto la possibilità di venderla poi. Perché il tema vero era che se stavi lì dentro, non gestivi le tariffe verso gli altri, ma anche che non ce le avevi tu le tariffe verso gli altri. E quindi potevi vendere meglio la materia prima, metterla insieme alla manodopera, oltretutto, ripeto, e avere qualche vantaggio che in effetti il governo, oltre al fatto appunto che quella era una questione in realtà per il governo del tutto secondaria. Il tema vero era. Tema vero. Uno dei temi veri era rientrare tra i vincitori, non finire tra quelli accantonati, non finire sotto, diciamo, in un cono d'ombra nel quale col Partito Comunista più forte d'Occidente la strada poteva essere complicata. La scelta era euroatlantica, non era di convenienza economica. C'erano anche quelli di ragionamenti, ma ripeto, era proprio una questione di ancoraggio forte che, bene o male, per 70 anni abbondanti abbiamo tenuto. Ah. Sì, bella domanda, bella domanda. Come al solito fa le domande difficili. La crisi di Cipro, come va? La crisi di Cipro erano entrambi alleati, certo, la Turchia invade Cipro, non lo so. Non credo che sia intervenuta minimamente, credo che sia rimasta, diciamo, a livello di consultazioni con gli Stati Uniti e che in qualche modo hanno trovato. È entrata l'ONU lì, ci sono ancora i caschi blu, credo, sulla linea verde a Nicosia.
posto tra l'altro che bisognerebbe andare a vedere una volta nella vita almeno, perché rimane l'ultima capitale divisa, certo senso, d'Europa, e perché Cipro mi hanno detto che vale tra l'altro molto la pena. Però sì, non lo so effettivamente questa cosa qui. Non credo, ripeto, che siano intervenuti. Anche adesso, quando c'è stata la crisi della navi mat, no, com'è che si chiama? Vabbè, la dottrina del grande mare, del mare blu, di Erdogan, quella dell'espansione, diciamo, verso l'Egeo e il Mar Nero. Verso la Grecia in particolare, ovviamente, beh, su quel fronte lì, diciamo, è la prima. Non è stata la NATO che ha in qualche modo fatto da camera di compensazione, è stata la Francia che ha mandato proprie navi, supportata diplomaticamente da altri, a fare da scudo, diciamo, ai greci. Lì ci abbiamo tre membri NATO che... Cipro? Sì. Solo la parte greca, per una cosa che non so se ve lo siete ricordato, ma c'è stato un referendum qualche anno fa per l'adesione, diciamo, per l'unificazione, mi pare, no, non tanto per l'unificazione, ma per l'ingresso anche della parte, adesso non ricordo se era per l'unificazione o per l'ingresso della parte turco-cipriota in Europa. È stato perso sostanzialmente perché i greci hanno votato contro. Hanno votato contro la parte greco-cipriota dell'isola, ha votato contro quell'accordo, contro quel referendum, perché appunto aveva di nuovo da perderci. E sì, oggi solo un pezzo di Cipro in realtà è in Unione Europea, l'altra parte è a tutti gli effetti extraeuropea. Sì. No. Allora, lì il tema è che il 74 era una situazione mondiale un po' diversa. C'erano i colonnelli in Grecia, che infatti per quella cosa lì poi perdono il potere, esattamente come le Falkland e le Malvinas per la giunta militare argentina. Guai a fare le guerre se poi non le vinci e sei militare, e che questo possa essere d'auspicio per quello che succederà a Putin. Perché in quel momento c'era un problema con, non ricordo esattamente, ma allora Cipro è stata intanto colonia britannica a lungo, anche dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, un po' come Malta. Infatti si guida, sì, esatto, si guida, sì. Sì, tra l'altro ci sono ancora due basi britanniche, due punti, Akrotiri e Dhekelia. Anche, esatto, è la NATO, sì. E c'era il... Non ricordo perché, ma c'era un vescovo, però è vescovo ortodosso, e quindi non un vescovo, un patriarca ortodosso, che non ricordo per quale motivo, diciamo in quel momento lì, quando invade la Turchia Cipro, ha stretto rapporto con la Grecia Cipro, ma non ricordo perché esattamente c'è quel tema, se è una successione, se è perché c'era un tentativo appunto di indipendenza di qualche tipo, adesso non me lo ricordo onestamente. No, ma... Ora, no, allora Cipro... Cipro, tra l'altro, è un territorio geograficamente asiatico, senza ombra di dubbio. Geograficamente fa parte del continente asiatico. Ah, certo. Esatto, perché c'hanno quel pezzetto lì. Ecco, per esempio, Mayotte, Bonaire, Curaçao,
sono Europa le Canarie, sono Europa o no? Le Canarie fanno parte a tutti gli effetti del continente africano, geograficamente. Ma anche territori d'oltremare francesi, anche Guadalupe e Martinica sono territori sono di partiti d'oltremare. Ok, perfetto, quindi legge fondamentale, e il punto fondamentale appunto è che nel momento in cui c'è stato ora vediamolo subito. Crisi finanziaria non c'entra niente. Divenuta indipendente nel 59, fu subito interessata a forti tensioni di carattere etnico. Un colpo di stato della maggioranza etnica greca fornì il pretesto alla Turchia di intervenire militarmente. No. Sì. Beh. No, in effetti no, Cipro adesso bisogna che la veda, Cipro adesionato, effettivamente è una domanda, credo che sia del 90. No, addirittura non è membro della NATO. Cipro non è membro della NATO, sì. E beh, giustamente perché non ha risolto i problemi fondamentali del territorio. Ah sì, certo, chiaro. No, 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 questo no. Questo era assolutamente scuro. Scatta la difesa comune. In realtà non è automatico, c'è tutto da discutere, ma non so se ci sono altre domande. Ah, certo. Sì. Sì. Certo. Sì, ma infatti, ripeto, è sempre quella. Vi rifaccio un altro esempio che è molto attuale, perché riguarda sempre lo stesso tipo di rapporto delle lobby con la realtà e con poi i fatti e con l'ideologia. Sì, era momentaneo, nel senso che alla fine Confindustria si rende conto subito, poi dopo del vantaggio enorme, anche del vantaggio enorme di essere in un paese capitalista, diciamo, comunque con un'economia per cui non c'era la nazionalizzazione delle fabbriche industriali, per cui dopo, diciamo, sono rientrati un po' in loro abbastanza presto. Ma il tema vero è che è risuccesso adesso. Noi abbiamo avuto per molti anni una questione aperta col Canada. Si chiama CETA, è il trattato di libero scambio col Canada, che secondo una forte lobby presente nella vita politica italiana avrebbe danneggiato gli interessi del mercato agricolo italiano, sostenuta in questo da forze politiche che denunciavano appunto questa diminuzione delle tariffe, eccetera, eccetera. E quelle forze politiche attualmente hanno la responsabilità di ratificare il CETA e hanno detto che sì, effettivamente non solo non hanno danneggiato, ma c'è stato un boom delle esportazioni italiane verso il Canada e quindi sì, probabilmente in qualche modo adesso troviamo il modo di dirlo, ma ratifichiamo il CETA perché la stessa lobby che ce l'aveva detto di non firmarlo adesso ci dice sì, andate avanti. TTIP, quello Allora, il TTIP era l'accordo di libero scambio tra Unione Europea e Stati Uniti. Aveva, secondo me, dei limiti non piccoli che rendono forse non una fortuna, ma diciamo un mezzo impiccio in meno averlo tolto da parte di Trump piuttosto che averlo dovuto poi ratificare. Perché il TTIP aveva, come molte delle cose che gli Stati Uniti, giustamente perseguendo il proprio interesse, tendono a fare, un forte sbilanciamento verso alcuni interessi molto forti degli Stati Uniti
in Europa non eravamo riusciti a mettere abbastanza in sicurezza. Avrebbe richiesto ulteriori trattative, ulteriori cose, ma dall'altra parte hai sempre a che fare con uno e di qua con 27. E la cosa tende a essere sempre complicata, perché poi quando c'è questa situazione, lo ridico, chi è uno gioca sulle divisioni degli altri e lì fa leva e le fratture emergono, come è successo per la guerra in Iraq, come succede in tutte le situazioni in cui uno deve prendere, è organizzato, è compatto, e mentre gli altri sono tanti e divisi. E come succede con le lobby, esattamente, una piccola minoranza riesce magari a bloccare quello che è l'interesse generale perché riesce a far leva. Uno dei limiti, secondo me, più grossi, al di là della questione della sicurezza alimentare, perché quello sarebbe comunque probabilmente valse i regolamenti europei, ma non ho certezza, era il tema dell'arbitrato tra le aziende che avessero avuto delle perplessità, diciamo, dei motivi di scontro. Non c'era la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, c'era un arbitrato, e l'arbitrato è una cosa che di qualcuno terzo, che adesso non ricordo chi fosse, ma l'arbitrato è una cosa che è molto più, non dico ricattabile, ma molto meno sicura di una giurisprudenza come quella europea. Gli statunitensi andavano verso una cosa molto veloce, molto agile, ma no, no, non avevano quello. Loro avevano, diciamo, hanno proprio due sistemi: il sistema di common law, quello anglosassone, per cui diciamo la decisione fa giurisprudenza, e quello invece di diritto latino, per cui la legge lì siamo noi, lì siamo col Canada siamo noi. È vero, e noi su quegli accordi mancati abbiamo anche avuto dei problemi rispetto poi a alcune trattative, alcune guerre commerciali, eccetera. No, il TPP, anche quello. E poi se ne sono tirati fuori lasciando tutti gli altri dentro. Sì. Controbilanciato, non lo so. Diciamo che sì, lì il tema è delicato, nel senso che appunto da una parte hai uno che ha una strategia molto chiara e degli obiettivi abbastanza di lungo termine, da quest'altra parte hai sempre appunto degli interessi che tendono a confliggere. Quindi su quello lì ho per questione, opinione del tutto personale, del tutto discutibile, la discuto anch'io ogni tanto, dico sì, no, però appunto ero più perplesso su quella lì, perché appunto non eravamo stati in grado, alcune storture di quel trattato, di metterle a posto e non ci sarebbero andate dopo. Come tutte le storture, dopo tendono a ingigantirsi nell'uso, perché rimettere in discussione il trattato è molto complicato. E quindi su quello lì. Invece ci sono altri accordi, come quello sul Mercosul, che noi non abbiamo ancora ratificato col Sud America, e c'è quello cinese con la Cina, che ugualmente era stato fatto nel 2020, a fine 2020, pandemia ancora, con grande spinta della Merkel, e che adesso invece la Germania frena moltissimo, perché appunto è cambiata un po' l'aria in generale. Lì c'è il ruolo che dicevamo anche ieri, cioè se la democrazia porta la pace, se la pace permette lo sviluppo della democrazia, o se i commerci favoriscono chiamiamo l'interdipendenza, che è un po' più serio di commerci, un po' meno da bottega, favoriscono o no, relazioni pacifiche. È complicato, non è univoco. La guerra delle banane in Centro America è sorta per, con l'Honduras, è sorta per questioni di sfruttamento di materie prime, no, però diciamo di risorse economiche che in un certo senso venivano considerate accaparrate. L'interdipendenza andrebbe gestita in un'ottica realmente multilaterale, cioè che tenga conto, secondo me, degli interessi. Non di tutti, perché ci sono interessi legittimi e interessi meno legittimi,
ma comunque in un'ottica in cui cerchiamo di far valere quelli che sono, io ritengo, i nostri punti di forza, cioè il fatto che, appunto, come dicevo ieri, abbiamo delle libertà e delle garanzie che se ci teniamo, secondo me dobbiamo cercare di estenderle ad altri, se no, secondo me ci chiudiamo dentro e alla lunga non ne usciamo, alla lunga quando finisci per diventare dipendente, quello che è successo appunto col petrolio, dai per buone delle cose che poi scopri all'improvviso, la pace, la sicurezza, eccetera, e non tendono a non facilitare. Poi appunto l'interdipendenza è un rischio. Perché o la rendi inscalfibile, come è successo in Unione Europea, però l'abbiamo resa inscalfibile non perché c'era il commercio, ma perché abbiamo costruito un po' di istituzioni che come la Corte di Giustizia, nel momento in cui gli stati hanno provato a riprendersi qualcosa, ha detto no, e gli stati hanno accettato quel no. Non era scontato, eh. Oggi non è scontato, oggi gli stati, come dicevamo l'altra volta, come la Polonia e l'Ungheria, dicono no, ma perché dobbiamo stare dietro a quella cosa lì? Attenzione, sono solo la Polonia e l'Ungheria, l'ha detto anche il candidato dei Repubblicani francesi che era stato il negoziatore della Brexit, adesso non mi ricordo come si chiamava, Barnier, Michel Barnier. Michel Barnier ha detto, ah beh, però forse bisognerebbe rimettere in discussione il primato in campagna elettorale, l'ha detto, mica al bar un momento ogni tanto. Sono cose delicate sulle quali bisogna, secondo me, stare molto attenti. Però, ripeto, è tutto ampiamente dibattibile. Qua usciamo dai fatti e entriamo veramente nelle opinioni. Non so che ora sia, ma è ora di andare. Sì. Grazie mille e alla prossima.